Signore e signori, amici di Telegolfo, benvenuti, anzi bentornati al Pala Fabiani di Formia. Quest'oggi si sfidano il Metaforma Basketball e la Virtus Basket Aprilia, partita fondamentale per i ragazzi di coach Di Rocco per capire quali saranno le prospettive in vista del girone di ritorno, quando saranno finite le feste, quando avremo finito di mangiare e bere a dismisura, si dovrà ritornare in campo a giocare. Andiamo a leggervi velocemente le formazioni prima che la partita inizi per davvero, e sta per iniziare, quindi in realtà dovrò aspettare il primo momento di pausa per dirvi tutto, perché il Formia subito attacca, arriva al ferro con precisione il numero 14 Mannarelli a mettere i primi due punti di questa partita. Si è iniziato già a ritmi forsennati. Adesso attacca l'Aprilia con Cappelli che mette il pallone nelle mani di Cavicchini, di nuovo Cappelli, si passa per Sorge, fuori il tiro dalla distanza sbagliato da Bruni. Allora, subito dall'altra parte il Formia con Coronini, aspetta il pallone, ricezione alta per Perez dalla lunghissima distanza. Ma quando più si allunga la traiettoria di tiro, più diventa una sicurezza Porfido, che mette la prima tripla di questa gara, 5-0 di parziale. Formia che attacca con grande veemenza e conquista anche una rimessa, il tocco di Porfido, la palla è carambolata sul giocatore della Virtus e il Meta conquista il possesso. Rodriguez dentro per Perez, pallone troppo lungo, a parte il contropiede rapidissimo della Virtus, scippa il pallone Mannarelli, ancora Formia che può andare in avanti, Porfido, Rodriguez per Coronini, a spazio ma preferisce ragionare, adesso mette palla per terra e si muove. Porfido cerca spazio per ricevere, arriva il pallone difficile per Perez, fuori per Rodriguez, tiro da tre, secondo ferro, ma rimbalzo Perez, litiga col pallone e lo porta via Sorge, si va quindi da Cappelli, si ferma ancora Sorge contro Rodriguez, prende spazio, va al tiro in sospensione, difficile, sbagliato il rimbalzo è bianco, la palla spedita nelle mani di Rodriguez, sono due punti. 7-0, avvio shock della Virtus Aprilia, motori accesi che girano rapidissimi invece quelli della Formia, che adesso prova a prendere un altro pallone mentre viene fischiato il fallo a Mannarelli. A fermare proprio l'inerzia questa gara dell'attacco del Formia, ancora un tiro sbagliato, non di poco questo da parte di Bruni, l'ultimo tocco però è di Perez sotto canestro, quindi la rimessa in campo sarà per la squadra ospite in casacca nera con bordi rossi e bianchi. Ancora una palla recuperata da Mannarelli, fallo però ho visto un 6, quindi dovrebbe essere il 16 il fallo di Bruni, che ha fermato un contropiede. Veramente un fallo grave, manda Mannarelli in lunetta per i tiri liberi. Poi il possesso tornerà nelle mani dei giocatori del Formia. Fa 2 su 2 Mannarelli. Adesso Porfido andrà a rimettere il pallone in gioco. Coronini. Il blocco di Perez che poi si butta dentro, va a ricevere questo pallone, è una giocata che tentano spesso e va a segno Perez e ci sarà il tiro libero. Secondo fallo di Bruni,
che va già a sedersi in panchina al suo posto, e spero che l'abbiamo scritto bene qui in distinta. Qui c'è l'errore dalla lunetta e al rimbalzo, l'ultimo a toccare una maglia nera, la rimessa è per il Formia. Scambio volante tra Porfido e Coronini, ancora Coronini, palleggio spalle a canestro, prova a crearsi spazio, il tiro esce con una parabola alta che però non incontra il canestro. E allora la Virtus e i primi due punti della Virtus Aprilia sono di Wisi Draz, e ripeto, spero che l'abbiamo scritto bene. Poi Porfido in transizione a rimettere le distanze tra le due squadre, 13-2. E qui va a prendersi il fallo il numero 26, il fallo dovrebbe essere di Coronini, due tiri liberi per il numero 26 Simone Sorge. Entra il primo, non il secondo, Rodriguez al rimbalzo, Coronini a spingere la transizione offensiva, palla intercettata, rubata, l'attacco al canestro, per un momento Rodriguez quasi non recupera il pallone. Ancora il numero 11 che entra dalla panchina e fa subito 4 punti per la Virtus, sono 4 su 5 li ha fatti lui. Coronini, il blocco di Perez, Coronini nell'angolo per Rodriguez, primo ferro, rimbalzo ancora di Perez, di nuovo Rodriguez e prova a trovare ancora Perez, una cannonata da brevissima distanza che il numero 17 non riesce a tenere, rimessa nera, va Cappelli, De Nardi per Sorge, fischiato un fallo al numero 5 a Cavicchini. Già 3 falli per la Virtus Aprilia, 2 per il Formia. Coronini, esce dai blocchi Rodriguez, Perez va a fare blocco per lasciare spazio a Coronini, il passaggio per Rodriguez che si inventa una parabola che vada a carezzare il ferro, e altri 2 punti per lui, 10 punti di distanza tra le due squadre. Il tiro da fuori e va a prendersi una bella sveglia Sorge, sono 3 punti importantissimi perché consentono alla Virtus Aprilia di restare a contatto, 15-8, o 7 punti di distanza tra i due. Porfido da lontanissimo, e ancora Porfido che ormai ha preso le misure, la tripla, risponde una tripla e si rimette a più 10 il Formia. Sorge, finta di tiro di Cavicchini, poi cerca la penetrazione, si perde il pallone, arriva però il fallo di Porfido che alza la mano, confermato il fallo del numero 16, cambio tra le fila della Virtus, primo fallo anche per Porfido, pareggiato il conto dei falli, 14 secondi per chiudere l'azione offensiva per la Virtus Aprilia che trova il tracciante interno per Wisi Draz che mette a segno altri 2 punti. Formia cerca di andare subito dall'altra parte come già fatto in precedenza, arriva Coronini, penetrazione centrale, fermato però dai avversari dal ferro. Allora la Virtus dall'altra parte, Sorge prova a fare tutto da solo, alla fine si rifugia da un compagno, gira la palla veloce e rapida nelle mani di Stilitano, secondo ferro sul tiro da 3,
parabola altissima e palla che entra invece sulla tripla di Cappelli. Tanto una bella scossa la Virtus per cercare di ridurre il più possibile il gap. Senza fretta il Meta cerca il tiri con alta percentuale, la tripla di Perez esce fuori di pochissimo ma esce. Virtus Aprilia già dall'altra parte, palleggio lontano dal canestro per Cappelli, bel passaggio per il numero 11 che sbaglia il tiro due volte, chiede scusa ai compagni Rodriguez, c'è Mannarelli lontano in isolamento il capitano mentre entrano nella metà campo offensiva i compagni. Porfido, tiro dalla bella distanza, ma in questo momento sembra una vasca da bagno il canestro per Porfido. 10 punti per lui sui 20 totali del Formia. E qui perde un pallone che stava cercando di recuperare, una traversa della Virtus e alla fine va a segno Sorge. Perez, il lancio visto e intercettato, c'è un fischio. Ancora cambi per la Virtus. È entrato in campo Alessandrini con il numero 15. Avanza Cappelli, davanti a lui Mannarelli. Sorge, finta il tiro, Mannarelli sporca il pallone, poi cerca di andare via, sbaglia il passaggio però Perez, intercetta Sorge, fly by di Mannarelli. Poi da tre prende la mira e non sbaglia Stillitano, accorcia e non di poco le distanze, scusate, la Virtus 20-18, due punti dopo essere stati avanti di 10, ragazzi, di coach di Rocco. Perez in linea di fondo, Rodriguez, Mannarelli, Porfido, finta il tiro, va a prendersi il contatto e per poco il pallone non entra, ma saranno tre liberi per il numero 16. Mentre Mannarelli va a sedersi per far entrare Giorgio Di Rocco. Applausi per chi entra, applausi per chi esce. Porfido nel frattempo mette il primo tiro libero. Viaggio in lunetta che vale una tripla, 3 su 3 di Porfido, entra Varga al posto di Perez per la squadra di casa che torna a più 5. Scappa Stillitano, la palla tra le mani di De Nardi che sbaglia però. Pallone ancora nelle mani dei giocatori della Virtus, Stillitano con la tripla, si viaggia a botte di 3, 23-21 è il punteggio del primo quarto con 2:15 da giocare sul cronometro. Cronini ha spazio, tempo, prende la mira, primo ferro, va a prendersi il rimbalzo ma è rimasto il giocatore a terra e l'arbitro deve fermare il gioco, proprio Stillitano, l'uomo che è rimasto giù. Con un contatto si tiene le parti basse, adesso non so cosa sia successo, sembra un colpo all'anca, sta cadendo. Accusato il colpo, Stillitano che però si è alzato, non ci sono cambi. Porfido che andrà a rimettere pallone in gioco presumibilmente, ah no, cioè dovrebbe esserci
la palla a 2. Vabbè, comunque aspettiamo, vediamo cosa succede. Nel frattempo viene ripulito il campo. 23-21, 2 minuti e 10 secondi al termine del primo quarto di gioco. Squadra di casa in vantaggio di soli 2 punti. Alla fine la prima opzione è quella buona. Porfido rimette la palla in gioco per Di Rocco. 2 punti per lui. Pestato la linea dei 3 punti col piede. 25-21. Fanno viaggiare bene il pallone i giocatori della Virtus, anche se trovano tutto bloccato. Palleggio al resto e tiro difficile ma messo a segno da Stilitano, che a quanto pare si è perfettamente ripreso. Cronini qui prende una mezza botta, pallone per Rodriguez, prova a farlo passare sotto misura per Varga. Il risultato è una palla persa recuperata da Stilitano, che adesso si ferma, va al tiro da 3 e sorpasso Virtus. Dopo essere stati avanti di più 10, i giocatori della meta si trovano sotto di 1. 25-26, un minuto e spiccioli sul cronometro del primo quarto. Coronini riporta avanti i suoi primi 2 punti della sua partita, era l'unico del quintetto base a non essere andato a segno. Lui è Perez, la più unica che rara. Cerca lo spazio per tirare il numero 26, lascia il pallone a Cappelli, fuori ancora per un implacabile Stilitano che mette un'altra tripla a cacciare indietro i giocatori della Formia, che perdono un pallone sanguinoso trasformato in 2 punti da Sorge. Formia in bambola assoluta in questo finale di primo quarto. 27-31. 4 punti di differenza, 2 possessi di vantaggio per la Virtus, che sta sotto anche i 10 punti, mentre Rodriguez fa la magia, va a segno, subisce il fallo e andrà in lunetta con il libero supplementare, per citare il maestro Flavio Tranquillo, rubandogli un'espressione tipica dall'inizio alla fine. Tanto Rodriguez va in lunetta, 29-31, per mettersi a meno 1 con 12 secondi dalla fine del primo quarto. Va a segno, 7° punto di Rodriguez. Cappelli, 4-3-2-1, finisce qui il primo quarto, 30-31. Forma che ha subito nel finale di quarto un'impressionante serie di triple da parte di Stilitano, e accusato il colpo, dopo un vantaggio di 10 punti adesso si trova sotto di 1. Vedremo cosa succederà tra poco, restate con noi in attesa del secondo quarto. È iniziato il secondo quarto, Virtus in possesso, 30-31 in favore della squadra ospite, la Virtus Aprilia, che adesso attacca ancora con Stilitano, un mattatore vero e proprio sul finale di primo quarto. Sotto la tripla non va a segno, risponde Porfido, stesso risultato, un errore dai 3 punti, il rimbalzo è nero, perde però il pallone Sorge. La impressione della squadra ospite di giocare abbastanza sotto ritmo e sbagliare anche tante cose quando non hanno la necessità di spingere sull'acceleratore. Quando l'hanno fatto hanno recuperato uno svantaggio di 10 per chiudere in vantaggio il quarto. È un possesso del Formia non preciso, fortunata però la squadra di Rocco a mantenere il possesso con questa rimessa. 10 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Varga sbaglia il passaggio clamorosamente. Virtus dall'altra parte, Sorge una mezza idea di tirare, lascia fuori per Cappelli, che ha tutto lo spazio del mondo per andare da 3 e segnare.
Altri 3 punti per lui, sono 6 in totale, 2 triple, 1 per quarto. Rodriguez fuori per Di Rocco, il tiro da 3, la risposta del Metaformia è targata Giorgio Di Rocco. 33 a 34 per rimanere in linea di galleggiamento, mentre la percussione solitaria di Stilitano gli vale altri 2 punti. Formia con qualche patema riesce a mantenere il possesso. Vargas braccia ottocanestro, va al tiro sbagliato, c'è il fallo, 2 tiri liberi, il fallo del numero 15. Aspetto la conferma del direttore di gara. Sì, fallo del numero 15, sono 2 tiri liberi per Varga. Fallo di Leonardo Alessandrini. A segno Varga. Ed entra anche il secondo. Resta a contatto il Formia, resta a meno 1. Scappa via Stilitano, che sembra veramente indemoniato, e va a prendersi un fallo. Fallo di Rodriguez. Forma che però passa indenne questo possesso. Di Rocco, Porfido, tiro cadendo all'indietro alla Novitsky per 2 punti di Porfido che riportano avanti il Formia. Cappelli, palla per Sorge, tiro da 3. Continuano a segnare così tanto da 3. Prevedo un punteggio abbastanza pieno alla fine del secondo quarto. Porfido, l'intercetto di Sorge, poi lancia in campo aperto il numero 11 Vigidraz, che va a segnare i 2 punti anche in questo secondo quarto a segno, entrando dalla panchina. Una brutta palla persa però ancora per gli uomini di Di Rocco. Coronini, Porfido, gli sono addosso per impedirgli di tirare da 3. Fuori per Rodriguez, prende la mira, alla fine tira sul piede di Vigidraz e guadagna una rimessa. Ora va a sedersi Rodriguez, a sedersi anche Coronini, entro Mannarelli e Meschino. Varga proprio per Mannarelli. Porfido, la palla non raggiunge nemmeno il ferro, deve farsi prendere dalla frenesia la squadra di Di Rocco. 2 punti sono meglio di 0, certo 3 sono meglio ancora, ma non deve avvilirsi. Tiro da fuori ancora Stilitano. Devo fare presto il conto dei punti di Stilitano, che stanno cominciando a diventare davvero davvero tanti. Di Rocco, Meschino per Mannarelli, che deve saltare e intercettare questo pallone. Va al tiro da 3 e la scossa di Mannarelli. 4-0, 4-4, 5-55 sul cronometro del secondo quarto. Vantaggio Virtus.
Sorge, rinuncia al tiro, lo lascia al compagno, ma Cavicchini non va a segno, al rimorchio però ancora una volta Visidraz che si fa sempre trovare al posto giusto, al momento giusto. Di Rocco cadendo, non riesce a servire Porfido, un altro pallone rubato, intercettato dalla Virtus. Cavicchini si gira tutto il campo, lascia a Sorge, secondo ferro, e arriva Sorge prima di tutti gli altri. Sono altri due punti di Visidraz. Deve fermare assolutamente il gioco di Rocco. 40-48, sta scappando via la Virtus Aprilia, attaccando con convinzione, con le idee molto più chiare rispetto alla squadra in maglia bianca, che adesso deve raccogliere le idee approfittando di questo time out. 8 punti di distanza in questo sport non sono nulla, soprattutto considerando che ci sono ancora 5 minuti e 10 secondi da giocare prima che si chiuda il secondo di 4 quarti della partita, che è ancora lunghissima. Vero è che il Meta era avanti di 10 anche a un certo punto del primo quarto, un parziale addirittura, se non ricordo male, quasi 7-0, una cosa come 7-0 nel primo quarto. Ma ha subito poi la rimonta della squadra ospite. Che adesso viaggia anche sull'onda dell'entusiasmo, oltre che della convinzione, dei propri mezzi, delle proprie possibilità. Un quantitativo di triple messe a segno imbarazzante. È entrato in campo Perez insieme a Di Rocco, Mannarelli, Meschino e Porfido per il Meta. Mannarelli, Di Rocco trova Meschino, gira il pallone per Mannarelli da tre. Mannarelli a segno per tenere a galla la baracca. 43-48. Sorge, prende il tabellone, fuori per Stillitano che sbaglia la tre, ma il pallone è ancora recuperato dagli uomini della Virtus e va a segno. Canestro da applausi questo di Denadai, deve averlo chiamato Denardi più di una volta. Problema delle listine scritte a mano. Meschino, Di Rocco, Porfido va a prendersi il pallone, cerca spazio, non ne trova, bella linea di passaggio liberata da Perez che viene servito e finalmente batte un colpo il numero 17. Sorge contro Mannarelli, tiro cadendo indietro, ferro, ma ancora due maglie contro tre, neri contro bianchi, eppure la prendono loro. Virtus, finta di tiro, libera la tripla Stillitano e questa volta il ferro gli dice di no nel modo più comico possibile, pallone che si incastra tra il ferro e il tabellone. 45-50, 3 minuti e 29 secondi allo scadere del secondo quarto, 5 punti di distanza, sono due possessi, vediamo il primo come lo gestisce il Meta. Meschino deve difendere il pallone, si gira, va al tiro in appoggio al tabellone, esce di pochissimo ma esce, Perez non riesce a tenerla, la rimessa è ancora per la Virtus. Mentre Sorge va a sedersi lasciando il campo a Gabbanella. Stillitano, eccolo che prende il pallone Cavicchini. Gabbanella, Bruni, ancora Stillitano, lascia andare per aria un pallone senza tante speranze, recuperato
al rimbalzo dalla squadra di casa, che adesso avanza con Di Rocco nell'angolo per Porfido, finta di tiro, piedi a posto Porfido, secondo ferro, Perez al rimbalzo, poi lottano tutti, alla fine Meschino lamenta un contatto, l'arbitro non fischia e dall'altra parte se ne va Cavicchini che va a prendersi il fallo di Mannarelli. E dai Lunetta per due tiri liberi. Rientra in campo Colonini al posto di Rocco. Primo punto in questa partita per Cavicchini, arriva dalla lunetta, subito va a fare coppia con il secondo libero che va a segno, Mannarelli, Porfido, Perez, fa la guerra sotto canestro e trova un canestro di rara difficoltà, time out, esolta chiamato da coach Marco Martiri che urla come un ossesso nonostante i suoi non stiano giocando per niente male. 45 a 52 il punteggio, Virtus avanti di 5 punti, che punteggio è 47 a 52. Due punti per Di Rocco, due punti per Cronini, 7 per Rodriguez, 4 per Mannarelli, 13 per Porfido, il conto del primo quarto, i 30 punti del Meta che non sono bastati a chiudere avanti la prima frazione di gara perché è arrivata a 31 la Virtus. Ora il punteggio è 47 a 52. Si attacca la Virtus. Con lo Stillitano, 14 punti per lui nel primo quarto. Cavicchini da 3, prende il palo, Rodriguez al rimbalzo. Coronini per Mannarelli, prova a superare Cavicchini, arriva fino in fondo, sbaglia il tiro, Cavicchini al rimbalzo. Bel pallone di Stillitano, alla fine non converte in due punti Gabbanella né De Nadai al rimorchio. C'è poi un fischio dell'arbitro. Credo che è stato fischiato un tecnico, però non ho capito bene a chi. Se al numero 16 o al numero 13 della Virtus Aprilia, forse addirittura dalla panchina, che non ho comunque visto alzarsi palette. Rodriguez sbaglia il primo libero, primo e unico libero di Bonocce, che forma quantomeno resta in possesso. Cronini si libera dell'avversario molto bene, Perez, la palla schiacciata per terra, deviata poi da Stillitano mentre cercava il passaggio per Rodriguez. 7 secondi per chiudere l'azione d'attacco per il Metaformia. Cronini alla fine tira da 3, non è una buona idea. Se non altro si va a prendere il possesso, il Meta.
fallo del numero 11 e il tiro di Mannarelli ancora da 3. Solo da 3 ha segnato in questo quarto Mannarelli. 3 triple, sono 9 punti considerando che il meta è sotto di 2. Stillitano davanti a lui Rodriguez. Stillitano palleggio, arresto, tiro da 3, secondo ferro, rimbalzo lungo catturato dalla Virtus, extra possesso ancora. Virtus molto più reattiva al rimbalzo. Stillitano sorge, palla nell'angolo, ancora il primo ferro pescavo da Gabbanella e per poco non prendeva un altro rimbalzo la Virtus Aprilia. Metà dall'altra parte, possibilità di agguantare il pareggio. Perez per Mannarelli che si complica un po' la vita, ma sono 2 punti, sono i punti del pareggio a quota 52. Si viaggia a cifre altissime, 7, 6, 5 secondi alla fine del secondo quarto. Mannarelli ci mette la mano, c'è il fischio dell'arbitro e il fallo è di Mannarelli. Più di qualche dubbio da parte dei giocatori del Formia, terzo fallo di Mannarelli e deve cambiare Di Rocco. Time out chiamato da coach Di Rocco, dovrebbe entrare Giorgio Di Rocco al posto di Mannarelli che ha già raggiunto il terzo fallo. 3 secondi alla fine del secondo quarto, 5-2, 5-2 il punteggio in parità. Partita che quindi si mantiene sui binari dell'equilibrio dopo il 30-31 del primo quarto. Adesso siamo 22-21 praticamente nel secondo. Non tanti punti in meno segnati rispetto alla prima frazione di gara. La Virtus ha 3 secondi per creare qualcosa. Arriva il tiro di Bruni che finisce lontano dal canestro, finisce il secondo quarto, finisce il primo tempo di questa partita. Parità quota 52 da Davide Guzzardi in cuffia e Nicola Dell'Anno alle riprese, perché non ci avevo presentati ancora. Vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento al terzo quarto, all'inizio del secondo tempo di Metaformia Virtus Aprilia. Eccoci di nuovo qui dal Palla Fabiani, pronto l'inizio del terzo quarto tra Metaformia e Virtus Aprilia per la dodicesima giornata di andata di Serie C Gold. La situazione è di assoluta parità, 52-52. La Virtus che adesso attacca con Sorge, pallone per Cavicchini, arriva Cappelli, di nuovo Cavicchini per Wizzy Draz che inizia questo terzo quarto dal campo. Ha avuto un ottimo contributo, i suoi 12 punti totali ben distribuiti, 6-6 tra il primo e il secondo quarto, entrando però sempre dalla panchina. Adesso 2 punti con cui si aprono le ostilità in questa terza ripresa. Coronini, il blocco di Perez che scivola alle spalle dell'avversario, un passaggio difficile di Rocco, scivola, cade, la sfortuna non aiuta sicuramente il meta che perde palla. Metaformia che
è imbattuto da 6 partite, 6 vittorie consecutive nelle ultime gare. Soprattutto ha sempre vinto in casa nel suo ruolino, 9-2 quest'anno, 9 vittorie, 2 sconfitte, seconda in classifica, 2 punti dalla testa. Stoggi rischia di scivolare su una Virtus Aprilia tredicesima in classifica. Triana, che Aprilia che sarà anche la prossima avversaria del Grottaferrata, proprio la capolista. Su il tiro della lunga distanza, parabola alta e tripla messa a segno da Cavicchini. I punti per lui diventano 5 dopo 2 messi a segno dalla lunetta nel secondo quarto. Coronini adesso avanza, Rodriguez, finta di tiro, spalle a canestro, allunga il mancino sotto mano di Rodriguez che va a segno. Ancora da 3 la Virtus, 3 punti a segno anche per Cappelli. In questo modo diventa anche difficile stargli dietro, 54-60. Perez, Di Rocco, Porfido per Rodriguez. Arriva fino in fondo Rodriguez, la palla non entra, Perez la spinge fuori, ma nessun compagno è pronto a raccogliere il suo tentativo. Insiderazz, spalla a canestro, Perez lo stoppa con il fallo secondo l'arbitro, e sono 2 tiri liberi per il numero 11. Va in lunetta per rimpolpare ulteriormente il proprio bottino, sbaglia però il primo libero. Secondo va a bersaglio, 9 punti messi a segno dalla Virtus in questo terzo quarto, solo 2 per il Formia che deve nuovamente rincorrere. Di Rocco, Coronini, passaggio dietro la testa praticamente per Perez, questa volta il fallo lo subisce e andrà in lunetta. Ha bisogno la squadra di Di Rocco dei punti di Perez, solo 4-5 con questo primo libero a bersaglio. Entra anche il secondo. E infatti dovrò chiedere scusa al numero 11 dell'Aprilia, i miei sospetti erano abbastanza fondati. Vabbè, torniamo alla presa diretta, Coronini va da solo in contropiede a mettere il pallone nel cesto. 2 punti per lui che ne ha fatti 2 in 2 interi quarti. Circondato qui Cappelli, commette passi e il cambio di possesso è per il Metaforma. Dicevamo, devo chiedere scusa al numero 11 e a tutti voi amici telespettatori, chiaramente dalla distinta era anche complicato vedere lo spazio lasciato, ma è Wish Diaz, non Visidraz, c'è una I che non ha senso di esistere nella distinta che ci è arrivata. Wish Diaz Ronald Jackson, quindi adesso per non fare del male a nessuno lo chiameremo Jackson. Porfido pesta la linea, sono 2 punti. Punti che però fanno bene perché sono quelli del 60-61. Ecco,
Poi una tripla lanciata per aria, questa volta però male dalla Virtus. Meta che va dall'altra parte, Coronini. Porfido gli va vicino, Coronini sceglie la soluzione più difficile, quella di Rodriguez dentro, Wish Diaz che recupera il pallone, lo mette nelle mani di Sorgia che si fa tutto il capo, alla fine va a sbattere contro Perez, forse era stato fallo anche prima di Coronini. Il risultato è però sempre lo stesso, cioè due tiri liberi del numero 26 Sorge. Ci stanno venendo dubbi un po' su tutti i nomi, no? Simone Sorge, questo lo posso confermare. Sbaglia il primo libero. Secondo errore dalla lunetta per lui quest'oggi. Secondo libero che però invece va a bersaglio, 60-62. Porfido fuori per Coronini che ha tempo e spazio per prendere la mira, al rimbalzo ci fa Perez, tocca Wish Diaz, una palla contesa, Perez vince tutto contro tutti, Rodriguez segna, subisce il fallo e andrà in lunetta per il tiro libero supplementare, ma il miracolo l'ha fatto Edu Perez, davvero una roba pazzesca. Finito giù, ha combattuto contro due avversari, ha strappato via il pallone, è riuscito anche a servire Rodriguez che non poteva sbagliare per non vanificare questa grande impresa del compagno. Segna due punti e va in lunetta per il sorpasso che dovrà aspettare almeno un altro po' se arriverà, perché Rodriguez sbaglia il libero supplementare, parità quota 62. Sorge va a subire il contatto di Porfido che fa anche segno di no vicino all'arbitro, ma la decisione ormai è bella che presa. Secondo fallo per Porfido. E Virtus che attacca, Cavacchini, Wish Diaz, la stoppata di Perez, Wish Diaz però che ancora mantiene il possesso, tira da lontanissimo, Sorge e non va lontano dal bersaglio grosso, Rodriguez si perde il pallone e guarda malissimo l'arbitro, ma anche la Virtus non attacca bene, finisce per terra Diaz, Cavacchini prende la mira e tutto solo va a mettere la tripla che rimette a più 3 la Virtus Aprilia. Porfido, palleggio, arresto, tiro difficile, sbagliato, Cavacchini cost to cost, il passaggio per Sorge che da solo va a segnare, time out e Aprilia che prova a scappare via. ...11 punti di Sorge alla fine del secondo quarto, con i 3 di questo terzo sale a quota 14, lontano dai 19 di Stilitano, ma sono lontani tutti a parte Porfido dalla parte opposta che ne ha segnati 17, ma il meta ha dato prova di riuscire a trovare modo di tornare in partita sistematicamente dopo aver subito una serie di punti. Adesso tutto sta nel capire se avranno le forze di reagire a questa ennesima mezza sbandata. 62-67, 5 punti di distanza tra le due squadre, finisce il time out, si rientra in campo per giocare questi ultimi 5 minuti e 3 secondi del terzo quarto. Coronini, davanti a lui Sorge, Coronini per Rodriguez,
si muove Perez, Cronini va a prendere il pallone consegnato da Rodriguez che si gira e va ancora una volta a segno con il fallo. Continui giochi potenziali da tre punti di Rodriguez, che uno ne ha sbagliato proprio poco fa, uno l'aveva convertito nel primo quarto e uno ne converte adesso per rispondere colpo su colpo. 6-5, 6-7, 4:40 da giocare. Sorge la marcatura stretta di Rocco, Sorge riesce a sgusciare via ma deve cedere il pallone, arriva nelle mani di Stilitano, la penetrazione, passaggio per Wish Diaz che sbaglia il tiro, poi va a fare la guerra con Rodriguez che riesce a servire Di Rocco, Coronini, un missile nelle mani di Perez che reclama per un fallo che non arriva, palla persa, palla Virtus, si prepara a entrare Mannarelli. Va a sedersi Di Rocco, Stilitano porta palla, chiama i movimenti dei suoi, arrivano due giocatori a portare il blocco, Stilitano per Sorge da tre, questa volta la palla non prende neanche il ferro, solo tabellone, ultimo tocco probabilmente di Cavicchini, palla per il meta. Ancora il pallone del pareggio o del sorpasso tra le mani di Coronini che supera la metà campo, contatti a centro area, Coronini ancora una volta un passaggio difficile senza guardare, il risultato è una palla persa e allora si va dall'altra parte con Sorge, Stilitano carica il braccio, pallone che non va neanche vicino al ferro stavolta, mani fredde per Stilitano in questo momento particolare. Bene, buone notizie per il meta che può andare dall'altra parte con lo stesso punteggio con cui aveva perso il pallone, 65-67, ancora Coronini, ancora una piccola indecisione del numero 8, c'è Perez vicino, si fa vedere Rodriguez, Coronini sceglie di andare al tiro, primo ferro, rimbalzo di Mannarelli che con un palleggio da pallavolista mette punti numero 16 e 17 della sua partita, ma soprattutto quelli della parità a quota 67. Porfido a recuperare il pallone, Mannarelli che va a perfezionare il recupero, mette fischiato il fallo grave da parte di Sorge, uno sgambetto a Mannarelli. Secondo fallo per il numero 26 che si professa innocente. Mannarelli in lunetta. Ed è il punto del sorpasso. Non era andata più avanti la Metaformia dopo essere stata sorpassata già nel primo quarto. ...69-67... 2 su 2 per Mannarelli, Formia in possesso, Coronini pesta la linea, tiro da 2 rifiutato dal ferro, Stilitano perfeziona il recupero, si fa tutto il campo, poi si deve fermare, il pallone per Bruni, ancora consegna per Stilitano, Cavicchini davanti a lui, c'è Mannarelli che si muove come un tarantolato, Perez ci mette la mano, l'ultimo a toccare, 7 secondi per la Virtus Aprilia sul cronometro dei 24. Stilitano, Wish Diaz per Sorge, la finta di tiro, salta a vuoto Rodriguez, sono due punti per il numero 26, parità a quota 69. Rodriguez si perde per un attimo il pallone sulla pressione di Bruni che è efficace,
solo per mettere il pallone in rimessa. 13 secondi sul cronometro dei 24 per il Metaforma per chiudere l'azione offensiva. Coronini, ancora una palla toccata da Sorge, ancora una rimessa. Nel frattempo scorrono i secondi, sono diventati 11 a disposizione della squadra di Rocco per cercare un tiro. Tutti, quasi tutti nell'area verniciata, sono Coronini e Perez, Mannarelli e Rodriguez un passo più indietro. Porfido che andrà probabilmente a mettere il pallone in gioco, va a parlare con Perez. Approfittiamo per prendere un po' di fiato anche noi qui di questi momenti di stasi della partita. Rodriguez per Coronini, 5 secondi, Coronini scivola, mantiene comunque il perno e va a segnare. È un tiro difficilissimo per come si era messa la situazione. Due punti incredibili qui di Coronini, 7-1, 6-9, 1-45 adesso da giocare nel terzo quarto. Qui si perde il pallone, la Virtus la va a prendere Coronini, sono altri due punti per lui, doppio vantaggio per il Meta, 73 a 69. Ancora Stilitano che ha perso quel pallone sanguinoso proprio qualche secondo fa. Sorge si libera di Mannarelli, poi porta a spasso un po' tutti, c'è spazio per il tiro da tre di Cavicchini sbagliato, al rimbalzo c'è Rodriguez, si mette nelle mani di Coronini che predica calma. 1 minuto e 9 secondi, continuano a passare. Rodriguez con spazio da tre, al rimbalzo ci va Cavicchini che prende il pallone. Stillitano, davanti a lui c'è Mannarelli, ancora Cavicchini, Bruni la finta di tiro, poi torna indietro, va da Sorge, si butta in mezzo, trova un passaggio pulitissimo, difficilissimo per Wish Diaz, due punti per lui. Poi Porfido chiede forse troppo a se stesso, alla fine cede il pallone Rodriguez, Coronini si butta dentro Perez, Coronini fino in fondo, la palla prende il ferro, forse era addirittura un passaggio questo per Perez, troppo alto. 15 secondi alla fine del terzo quarto, 73 a 71, Sorge col pallone del pareggio, è l'ultima azione di questo terzo quarto. Sorge 7, 6, 5 secondi, si va fuori da Bruni che tira da 3 il ferro, il rimbalzo di Perez, 73 a 71, si chiude il terzo quarto. Formula che torna avanti e noi ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo atto di questa partita, il quarto quarto di Formia Virtus Aprilia. Eccoci qua, siamo pronti per l'ultimo capitolo di questa storia targata Metaformia e Virtus Aprilia, quarto quarto, 73 a 71. Formia che è stata sotto per praticamente tutta la partita, dopo essere stata avanti anche i 10 punti nel primo quarto, ha subito sempre nella prima frazione di gioco il sorpasso della Virtus, ha ritrovato il vantaggio superata la metà del terzo quarto, si trova adesso avanti di 2 punti, il suo primo attacco però è andato a vuoto. Stillitano a secco dopo la bellezza di 19 punti nel terzo quarto. Bruni fuori per Sorge, tiro da tre sbagliato, al rimbalzo ci arriva Perez, si è svegliato al rimbalzo la meta. Mannarelli, Coronini mette fuori causa Stillitano, poi cede a Perez, è salito di intensità il gioco di Edu Perez, ne ha beneficiato tutta la squadra soprattutto nella metà campo difensiva. Stillitano, Sorge cerca la penetrazione, non la trova, c'è il fallo di Coronini,
terzo fallo per il numero 8 del Meta e Sorge che andrà in lunetta per due tiri liberi. Mandarelli che parla con uno dei due arbitri, non li abbiamo proprio nominati ed è stato un errore, mea culpa. Sono Faro Silvio di Tivoli e Spinelli Indro di Roma. Due su due per Sorge, 18 i punti per lui con le due realizzazioni dalla lunetta. Porfido, tiro contestato, difficile, lo mette sulla testa di Bruni. Porfido che arriva a quota 19, si iscrive al club dei 19 insieme a Mannarelli e proprio Stiditano. Ecco Stiditano in possesso contro Coronini, si sperde il pallone e la palla diventa blu. Confuso in questa fase l'attacco della Aprilia, che era stato invece molto semplice e molto efficace nelle prime due frazioni di gara. Si è perso un po' nel terzo quarto e non si è ripresa in questo inizio di quarto. Rodriguez, Perez, pallone difficile perso, esce dalla mischia, Sorge col pallone tra le mani, si fa tutto il campo, la corsa di Sorge a prendersi lo spazio su Perez ed è il primo giocatore ad arrivare a quota 20. Sorge, Coronini palleggio, arresto e tiro da tre. Coronini batte un colpo importante, due punti nel primo quarto, zero nel secondo, poi sono arrivati sei punti nel terzo quarto e adesso tre. L'errore della Virtus, 5 punti di vantaggio per il Metaformia, 80-75. Coronini, la palla per Rodriguez, prova a prenderla in volo, vorrebbe un fallo che non arriva. Palla per la Virtus e time out chiamato da coach Martiri. '80-75 il punteggio in questo avvio di quarto quarto. Formia che insegue la settima vittoria consecutiva, sarebbe la decima in campionato per restare sulla scia del Grottaferrata in testa alla classifica. Virtus che invece deve risollevarsi dopo l'ultima sconfitta in campionato, che è stata la settima della sua stagione, cerca la quarta vittoria in campionato. Termina il time out, le squadre lentamente rientrano sul parquet. Avanza, si deve girare il pallone che arriva a Denadai e rimette piede sul terreno di gioco, ma non è efficace in questo momento. Guadagna comunque una rimessa, 14 secondi per chiudere il possesso. La palla allunga fuori per Stiditano, sulle sue tracce sempre Mannarelli. Sorge, Coronini ci mette la mano in faccia, esce un tiro che il secondo ferro sputa via, un rimbalzo corto catturato da Rodriguez. Coronini, ancora Rodriguez che in due tempi mantiene il pallone. Coronini vede con la coda dell'occhio meschino, crea libero ma non tira.
palla fuori per Coronini, o Meschino ancora cerca di crearsi spazio, poi va al tiro, mano morbidissima di Meschino, primi due punti della partita per lui. 82 a 75, attenzione a Stillitano, ancora il tiro e questa volta non entra, non entrano più i tiri da tre per la Virtus, siccome Forma è stato bombardato letteralmente a un certo punto. Direi che è un'ottima notizia per la squadra di casa, il canestro può diventare una vasca ma può diventare anche la cruna di un ago in certi frangenti, la palla non vuole entrare più. Meschino, tiro orribile onestamente, chiede scusa a tutti, si fa anche una grossa risata, ovviamente il tiro è stato inguardabile. Palla fuori, sorge Stillitano per la soluzione dei tre punti, ecco adesso servito, non tira però, entra in area, va al tiro, ne appoggia al tabellone, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta, batte di nuovo un colpo Stillitano a secco nel terzo quarto dopo 14 punti nel primo e 5 nel secondo. Adesso segna due punti, possibilità che diventino tre con questo tiro libero. Soprattutto di rimettersi a meno 4. Tendiamo di vedere. Ed entra passeggiando sul ferro. 82 a 78, ultimi 5-18 di gara, Porfido da 3, Ferro, Rodriguez al rimbalzo, molto più presente il Metaformi al rimbalzo dalla fine del secondo quarto. Mannarelli spedisce un pallone francamente incomprensibile, doveva arrivare Rodriguez, se Rodriguez fosse stato Superman avrebbe comunque avuto qualche difficoltà. Figurarsi per chi i superpoteri di quel tipo non ne ha, tanti pregi del capitano del Meta, tra questi non c'è essere figlio di Krypton. Adesso la Virtus Aprilia, può attaccare, tiro da fuori di Denadai, sono tre punti, attenzione perché il quarto quarto è tutt'altro che vicino dal finire. 82-81, si è riportata a meno 1 la Virtus. Meschino con due punti fondamentali per non perdere la presa sulla gara, un possesso pieno di distanza tra le due squadre. Sorge Stillitano, Cavicchini da 3, che è un cross lungo che sorpassa il ferro, ma Meschino sbaglia tutto, al rimbalzo neanche riesce ad avere la meglio su Wish Diaz che va ad appoggiare al tabellone, segna e credo che Girocco debba fare qualcosa guardando la propria panchina. Due punti per Wish Diaz che arriva anche lui a quota 19. Meschino, un altro tiro, un altro errore, attenzione alle ripercussioni psicologiche degli errori in quest'ultima parte di gara, mancano meno di 4 minuti alla fine. Stillitano, Denadai, questa volta non entra il suo tiro da 3, Coronini, Di Rocco, ancora Coronini, Porfido, Coronini, Di Rocco, gira il pallone rapidamente, poi Colonnini la mette fuori e Porfido che cerca un angolo per poter tirare da tre. Meschino al rimbalzo, salta altissimo, quasi da giocatore di football a prendersi questo pallone e regalare un nuovo possesso ai suoi. Porfido dall'altra parte, Rodriguez la tocca, sorge e con 4 secondi sul cronometro allo scadere dei 24 il Formia deve attaccare dalla rimessa. Coronini cerca e non trova Porfido, attenzione all'attacco di Cavicchini che va a prendersi il contatto,
e sono due liberi il fallo di Porfido. E mi sa che è il terzo fallo, sì, terzo fallo di Porfido, che si lamenta. Anche Rodriguez non è molto d'accordo, ma intanto in lunetta Alessandro Cavicchini con la possibilità di riportare avanti la Virtus Aprilia. Due su due e Virtus Aprilia nuovamente avanti, 84 a 85 il punteggio, 3 minuti alla fine della partita. Coronini in possesso, Porfido, Di Rocco, Rodriguez si allontana dal perimetro, la palla ancora per Porfido, secondo ferro, il rimbalzo è per Coronini, passaggio dietro la schiena per Meschino, si va da Di Rocco, palla in mezzo alle gambe, ancora fuori per Porfido, 8 secondi, Coronini da 3, ancora il ferro, Wish Diaz al rimbalzo, non può affidarsi costantemente a questi tiri da 3 in meta, perché se non entrano poi si va dall'altra parte. Qui Cavicchini alza la palla per aria, sbaglia il tiro, voleva un fallo che non è arrivato. Coronini, qui arriva invece il fallo di Sorge sul numero 8, primo fallo nel quarto quarto della Virtus Aprilia, già 3 invece il meta, 2 e 21 alla fine, 3 è molto più, un numero molto più normale a questo punto della gara rispetto a 1 quando si parla di falli fatti. Rodriguez dalla media distanza, il ferro non vuole dare ragione al capitano del meta, Stillitano in possesso con tutta la calma del mondo, alza il pugno per chiamare lo schema. Sorge contro Di Rocco, si gira Sorge, Di Rocco gli mette la mano in faccia, va a segnare comunque Sorge, e adesso sono 3 i punti di vantaggio della Virtus. C'è fallo di Wish Diaz su Porfido, dentro il primo. E dentro anche il secondo, 2 su 2 per Porfido. E si rimette a meno 1 il meta. Sorge contro Porfido, palla in mezzo alle gambe. Si gira e si rigira Sorge, poi lascia Cavacchini. Stillitano, un tiro con un corso di difficoltà immenso, e si va dall'altra parte, contropiede portato da Coronini per Porfido. Sono altri 2 punti, time out martiri, e si ferma il gioco perché il Formia è di nuovo avanti, 88 a 87. Questa partita non ne vuole sapere di finire, non ne vuole sapere di smettere di regalare emozioni, montagne russe continue e costanti, e gara che si è mantenuta sui binari di assoluto equilibrio dall'inizio alla fine, perché parziali e controparziali in questo sport ce ne saranno sempre. Quello che conta è cosa si legge alla fine del primo, del secondo, del terzo, ma soprattutto del quarto quarto. In questo momento siamo 88 a 87, segno che la partita è equilibrata, e per noi che la stiamo commentando da quando è iniziata, e possiamo dire tranquillamente, se vi avete avuto la sfortuna di esservi collegati solamente adesso, possiamo dirvi che è stata assolutamente equilibrata sin dall'inizio, nonostante il più 10 iniziale della squadra di casa prontamente rimontato, tanto che il primo quarto si è chiuso in favore della squadra ospite per 31 a 30. Poi 22 a 21 per il meta, 21 a 19 per il meta, gli altri parziali del secondo e del terzo quarto. Siamo 88 a 87 in questo momento. Meta che resta in vantaggio seppur di un punto.
dopo aver subito però il ribaltone, adesso si gioca sul filo di una bilancia che pende di qua e di là a seconda di chi porta il pallone. Stillitano, Coronini ci mette le mani, Stillitano si rifugia da Sorge che attacca Rodriguez, fuori per Cavicchini e sono tre a regalare il vantaggio 88 a 90, 55 secondi, Coronini, primo ferro, il rimbalzo è catturato da Stillitano, 50 secondi, poco più di due possessi alla fine di questa partita. Stillitano con un po' di fortuna si ritrova anche il pallone tra le mani, Sorge fa spallate un po' con tutti, 6 secondi, 5 secondi, il tiro di Cavicchini, questa volta è ferro, lo sputa fuori, la palla catturata da Meschino che subisce il contatto, il fallo è di Cavicchini, ci sono 27 secondi sul cronometro, discrepanza di 3 con il cronometro dei 24. Meschino si è immolato andandosi a prendere una botta, che ha tuffandosi per andarsi a prendere questo fallo, e regala ancora una possibilità alla meta, 24 secondi, Coronini, Rodriguez ci prova da tre, il capitano si prende la responsabilità, il pallone esce, Meschino lo ributta fuori, 14 secondi, 13, 11, contropiede, Stillitano ci mette la mano, Porfido, c'è il fallo di Porfido che poi va a muso duro con l'arbitro, Meschino lo porta via e l'arbitro va a dire qualcosa a Porfido con 10 secondi alla fine della partita. Il Meta rischia a questo punto in modo attenzione perché qui sbaglia Stillitano il primo libero, se segna Stillitano va a più 3 e segna Stillitano a più 3 la Virtus, timeout Formia, ovvio timeout Formia perché adesso ha 10 secondi la squadra di Dirocco per tentare un gioco da 3 punti che possa consentire ai suoi di chiudere questo quarto quarto in parità, tanto per cambiare. Tanto a noi di stare qui a guardarci del bel basket non ci dispiace. Certo, a un certo punto potrebbe salire un po' di fame, ma questo si può ovviare in tanti modi. Time out importantissimo per la squadra di casa che deve cercare e trovare le giuste combinazioni. 88 a 91, 3 punti, tutto il Pala Fabiani col fiato sospeso con un gioco da 3 punti, si potrebbe andare all'overtime. Coronini, 8, 7, 6, 5, 4, Porfido, il tiro di Porfido che scheggia il ferro, arriva la sirena e la Virtus Aprilia conquista una vittoria sinceramente poco pronosticabile, ferma la Meta Formia dopo 6 vittorie consecutive, perde per la prima volta in casa qui al Pala Fabiani e Meta Formia che rischia di perdere contatto con il Grottaferrata in testa alla classifica che già era in vantaggio di un paio di punti. Virtus Aprilia che si riprende dopo la sconfitta nell'ultimo turno e colleziona la quarta vittoria in questo campionato,
Una vittoria importantissima per loro, si vede dalla loro esultanza anche quanto ci abbiano sperato. 88 a 91, adesso la Virtus che dovrà andare a fare visita proprio alla capolista Grottaferrata nel prossimo turno, o meglio sarà Grottaferrata a fare visita alla Virtus Aprilia. Formia invece attesa sul campo della Petriana Roma e con le immagini dei giocatori della Virtus che festeggiano, i giocatori del Meta che salutano comunque il numeroso pubblico accorso qui a Pala Fabiani per la cronaca di Meta Formia Virtus Aprilia. È tutto, restate con noi perché ci saranno le interviste, il post partita e poi tanti appuntamenti qui su Telegolfo. Da Davide Gustati e Nicola Dell'Anno, un saluto. Eccoci con coach Di Rocco, è finita la partita, una partita da montagne russe, insomma siete andati avanti anche di 10 lunghezze nel primo quarto, poi il ribaltone, siete riusciti a ritrovare il vantaggio nel terzo quarto, alla fine è finita di un'incolatura, noi siamo poi in prospettiva del tabellone 88 a 91, cosa è andato storto quest'oggi? Beh, direi che è stata una performance diciamo tutta a favore dell'Aprilia, fin dall'inizio, anche quando noi sembrava che fossimo con l'atteggiamento giusto, come hai detto tu, nel primo quarto, però stavamo sicuramente producendo meno di quanto è nelle nostre possibilità. E loro, una volta messi a posto dopo quei 4 minuti di smarrimento, una volta messi a posto un po' di strategia, hanno cominciato a giocare con maggiore fluidità, con un atteggiamento e con un modo di stare in campo sicuramente con grande energia, e noi a quel punto abbiamo spento l'interruttore e sono stati 35 minuti dove abbiamo subito mentalmente, subito fisicamente, subito tecnicamente, quindi è stata una serataccia che probabilmente ci ricorderemo, i miei giocatori si ricorderanno, perché abbiamo fatto una brutta figura, ecco, questo è, io credo che non c'è altro, diciamo, da individuare, non ci sono segreti tattici o strategie che non hanno funzionato, credo che loro ci hanno messo grande passione, noi siamo andati appresso alla partita sempre rincorrendo, e anche quando poi l'avevamo nell'ultimo quarto sistemata, andando anche a più 7, poi abbiamo sempre fatto uno strafalcione, questo sintomo che oggi è stata una giornata no, e diciamo che ce la dobbiamo ricordare, ci deve servire come lezione, perché il campionato è fatto di insidie, è fatto di tagliole, e se il topolino non sta attento perché vuole mangiare il formaggio e si infila nella tagliola, ci rimane con la coda dentro, e noi abbiamo fatto la parte del topolino stasera. L'Aprilia, che è una squadra di bassa classifica, ci ha messo il formaggio e noi siamo andati a mangiarlo in maniera incauta, siamo stati poco avveduti, poco presenti, e credo che i miei giocatori lo sentano questo, sono sicuramente abbattuti. Adesso ci dobbiamo mettere alle spalle questa partita e guardare avanti, ritornare a lavorare duramente in settimana, perché ci aspetta ancora una partita prima della sosta di Natale, e quindi non dobbiamo vanificare quello che di buono abbiamo fatto fin qui. È stato un incidente di percorso sul quale però noi ci vogliamo tornare su già da martedì, dobbiamo parlarne, spiegare cosa non è andato e cercare di correggere queste situazioni negative che abbiamo prodotto. Una bella metafora e un'analisi assolutamente lucida di quello che è successo quest'oggi. Chiudiamo con un piccolo dato: se non vado errato, questa è la prima sconfitta casalinga, si è interrotto un trenino di 6 vittorie consecutive e si rischia di perdere magari il treno di testa con il Grottaferrata, che comunque dovrà giocare contro la stessa squadra che oggi ha
comunque dato bella mostra di sé qui al Palla Fabiani. Può essere magari questa, perché tante volte ci troviamo a commentare magari con i suoi giocatori che la squadra subisce dei momenti durante la partita dove effettivamente gli spegne l'interruttore. Può essere questa, cioè anche la perdita dell'imbattibilità in casa, la classica sventola che magari convince definitivamente la squadra a stare nella partita per tutti e 40 minuti? No, noi non dobbiamo commettere l'errore che questa partita può inficiare le precedenti, può rovinare quanto di buono abbiamo fatto. Questa partita è sicuramente da analizzare a sé stante, abbiamo fatto una cattiva performance e vanno corrette quelle situazioni che abbiamo vissuto oggi. Poi per quanto riguarda il precedente percorso, noi abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro, abbiamo il secondo posto in classifica che comunque stasera non lo perderemo, perché al limite se Frassati, non so il risultato, cosa diciamo ha fatto Frassati, ma comunque non perderemo il secondo posto, pertanto dobbiamo scindere. Il lavoro precedente è sicuramente un lavoro positivo, stasera abbiamo prodotto una performance, siamo stati poco performanti e giustamente l'Aprilia ci ha puniti e dobbiamo correggere, come vi avevo detto, questa parte che non è andata. L'imbattibilità casalinga, certo, mi dispiace averla persa perché era un fortino il nostro campo, ma comunque rimane un'analisi più ampia quella di pensare che noi dobbiamo arrivare bene ad aprile e entrare bene nei playoff, perché poi comunque i playoff saranno un altro torneo, un'altra situazione, un altro giocare, altri avversari come stato d'animo, come forma fisica, e pertanto una partita come due punti in meno non ha importanza. Ha importanza invece capire, approfondire come abbiamo perso questi due punti. Va bene, allora io la ringrazio e le auguro buone feste. Grazie, grazie a voi, buon Natale a tutti. E quindi qui siamo con Perez alla mia sinistra, Di Rocco alla mia destra. Abbiamo appena finito di parlare con coach Di Rocco e ha fatto un'analisi molto lucida della partita. Parto proprio dalla mia destra e una partita no, ha detto l'Aprilia, un'immagine molto calzante, ha detto l'Aprilia ci ha messo il formaggio sulla tagliola e noi ce lo siamo andati a prendere e siamo rimasti decapitati. Non so se siete d'accordo con l'analisi del mister, come avete visto la partita? Sì, sì, sicuramente tanto merito a loro, però ovviamente un pizzico anche di demerito a noi, potevamo fare, cioè anzi molto demerito a noi, insomma, potevamo fare meglio, andava fatto meglio, però sono incidenti di percorso che ci sono, avevamo fatto un ottimo percorso fino a qui che rimane, fortunatamente la classifica ci sorride, però diciamo perdere in casa non fa mai bene né al morale e né poi sono punti comunque persi. Loro venivano da un periodo difficile, hanno saltato anche qualche partita per rinvio, però sono stati bravi a concentrarsi sui 40 minuti. Dobbiamo migliorare su questo, perché nonostante oggettivamente non abbiamo fatto una grande prestazione, poi la partita è rimasta in bilico fino alla fine. Un pizzico di grinta in più forse, e adesso stiamo parlando di una vittoria. Adesso Perez ha modestissima opinione di chi parla, perché chiaramente io sono il meno esperto di basket in questo piccolo consesso, però l'impressione che abbiamo avuto, almeno che ho avuto dagli spalti, è stata che spesso in dei momenti cruciali della partita sono state fatte delle scelte sbagliate. Abbiamo visto alcuni passaggi un po' azzardati, alcuni un po' scontati che sono stati previsti e intercettati dalla difesa, e a volte un incaponimento, cioè una testardaggine nel tirare da tre quando si vedeva che la palla proprio non entrava. Non so se siete d'accordo con questa analisi, se avete peccato un po' di superficialità oggi. Sì, come hai detto tu, abbiamo fatto dei passaggi, dei tiri che forse potevamo giocare la palla un po' meglio e forse riuscire a trovare un tiro più pulito o forse sotto canestro. Ma vabbè, come ha detto Giorgio, dobbiamo imparare da queste partite e niente, a martedì lavorare di nuovo per la Petriana, ultima partita dell'anno, e andare a vincerla, no, non c'è altro. Imparare da queste partite che ti fanno vedere pure quelle partite con l'ultima in classifica, con le squadre dell'ultima in classifica, sono toste e devi lavorare al 100%, quindi
di lavorare sempre. Ho fatto una domanda anche al mister, la faccio anche a te, che spesso ci troviamo qui a commentare e tante volte dall'opinione dei tuoi compagni, anche tu quando sei trovato a parlare qui con noi, ci sono dei momenti in cui diciamo che peccate di concentrazione, cioè come se si spegnesse un po' l'interruttore, e poi in casa siete sempre riusciti in un modo o nell'altro a riprendere la partita in mano e a vincerla. Può essere la prima sconfitta in casa il segnale che dà una scossa un po' a tutti i giocatori, ai tuoi compagni, per evitare questo piccolo problema da adesso in avanti? Assolutamente sì, noi dobbiamo imparare di questo, dobbiamo lavorare sia in allenamento che nelle altre partite a non avere questa parte della partita in cui non stiamo concentrati. Dobbiamo stare concentrati 40 minuti e dobbiamo imparare di questo, perché sennò dopo ti succede quello che è successo e abbiamo avuto un attimo che non eravamo concentrati al 100% e loro... allora avevamo permesso di andare avanti quando noi stavamo più sette, quindi dobbiamo imparare di questo e andare avanti. Mantenere la concentrazione fino alla fine del campionato, anche perché sta finendo il girone d'andata con la fine dell'anno vecchio, del 2018, a noi comunque vi vedrà chiudere con molta probabilità questo secondo posto. Con uno sguardo quindi a questo girone d'andata, come è andato fino a questo momento, siete pienamente soddisfatti? C'è qualche rammarico, oltre a partite magari come questa che vi portate avanti? Quali sono le prospettive per il girone di ritorno? Dove volete chiudere questo campionato? Beh, sicuramente il resoconto è positivo, insomma, al di là di quello che sarà l'esito delle partite che chiuderanno il girone d'andata. Abbiamo fatto tre sconfitte, però sono state tre sconfitte tutte a pari punti, cioè chiuse su piccolezze nei minuti finali. Insomma, non abbiamo avuto difficoltà a affrontare avversari, anzi magari in partite difficili fuori casa siamo stati anche in grado di dare un solco netto a squadre di vetta. L'obiettivo sicuramente è quello di arrivare nei play-off, perché sappiamo tutti che i play-off sono un altro tipo di competizione, quindi l'importante è entrarci. Ovviamente entrarci in una posizione della classifica alta è sicuramente meglio, perché poi giocherai le belle in casa, però appunto l'importante è arrivarci, e arrivarci mentalmente pronti anche ad affrontare situazioni come queste, quindi essere pronto a cambiare dopo una sconfitta.